Dopo l'approvazione del vostro progetto da parte della Fondazione e dopo aver completato le operazioni di accettazione del contributo e della rimodulazione del piano economico, la fase successiva è la rendicontazione del progetto. Le principali indicazioni per la gestione della rendicontazione sono contenute nel disciplinare e nella lettera di impegno che avete sempre a disposizione nella vostra area riservata. In genere, la Fondazione eroga il contributo concesso anche in più tranche, sulla base delle spese che avrete sostenuto e regolarmente documentato. Per alcuni bandi è ammessa la richiesta di un anticipo. In questo caso ne troverete indicazione nella lettera di impegno, con evidenza anche dell'importo, solitamente espresso in percentuale, che potrete richiedere alla Fondazione senza la preliminare presentazione di giustificativi di spesa. Dovete semplicemente entrare nella pratica del vostro progetto con il pulsante Rendiconta, posto sulla destra. Accedere alla sezione Richieste di pagamento e procedere con la richiesta di un anticipo. Vi sarà sufficiente compilare i campi contrassegnati con il simbolo dell'asterisco, inserendo la modalità di pagamento, i dati bancari e l'importo dell'anticipo richiesto. Tenete presente che il massimale richiedibile è indicato nella lettera di impegno. Vi ricordiamo che il campo Banca propone in automatico le coordinate IBAN che avete inserito nell'anagrafica del vostro ente. Se voleste utilizzare un altro conto per ricevere il finanziamento, sarà necessario inserire i nuovi dati bancari o modificare quelli già inseriti, accedendo nella vostra anagrafica alla sezione Dati Ente. Ricordatevi che tale modifica dovrà essere preventivamente validata da Fondazione prima che possiate averla disponibile in questa sezione. La richiesta di pagamento va completata con l'upload di una lettera a firma del legale rappresentante dell'ente o suo delegato, che confermi la richiesta di anticipo. Dovete inoltre fornire le informazioni eventualmente richieste indicate nella lettera di impegno, come ad esempio il cronoprogramma aggiornato o l'attestazione di avvio delle attività progettuali. Questi ulteriori documenti andranno inseriti nella sezione Documenti vari. Per creare la richiesta è sufficiente cliccare sul pulsante Inserisci e il record verrà visualizzato tra le richieste di pagamento. In questa fase sarà sempre possibile modificare la richiesta cliccando sulla prima icona posta sulla sinistra, ovvero Gestisci richiesta di pagamento. La richiesta di pagamento potrà essere inviata alla Fondazione utilizzando la seconda icona. Con questa operazione lo stato della richiesta verrà modificato da non inviato a inviato. L'invio della richiesta può essere perfezionato anche all'interno della richiesta stessa con il pulsante Salva e invia. Vi ricordiamo che invece con il pulsante Elimina si procede all'annullo dell'operazione di richiesta di anticipo. L'anticipo erogato dalla Fondazione andrà poi rendicontato unitamente alla relativa quota parte di cofinanziamento, con l'inserimento dei giustificativi di spesa e delle attestazioni di pagamento. Dovrete, ad esempio, inserire le fatture o le ricevute delle spese sostenute con i relativi bonifici di pagamento in stato di eseguito o l'estratto conto bancario che evidenzi la liquidazione delle fatture allegate. Vi ricordiamo che le specifiche modalità sono sempre richiamate nella lettera di impegno e nel disciplinare. Per caricare i giustificativi di spesa e le attestazioni di pagamento è necessario accedere alla sezione Rendicontazione, entrare nella sottosezione Documenti richieste di pagamento e cliccare sul pulsante Nuovo. A questo punto si potranno caricare tutti i documenti di spesa in formato PDF. Prima di iniziare questa operazione vi consigliamo quindi di avere pronti tutti i documenti necessari. Vi ricordiamo che vanno compilati tutti i campi connotati dal simbolo dell'asterisco. In particolare, nel campo Partner dovete indicare l'ente che ha sostenuto materialmente la spesa, se diverso dal capofila di progetto. Una volta completato l'inserimento, cliccate sul tasto Inserisci per concludere l'operazione. Nella compilazione tenete presenti alcuni accorgimenti. L'importo di spesa va inserito al netto dell'IVA, se la stessa è detraibile per l'ente che ha sostenuto l'onere.
Se il giustificativo di spesa va imputato al progetto solo per una quota parte, nel campo importo va la cifra riferibile al progetto, riportando nel documento di spesa allegato in PDF la percentuale o l'importo di imputazione. La compilazione va effettuata inserendo una riga per ciascun giustificativo di spesa. Non sono ammessi inserimenti cumulativi per voce o tipologia di spesa. Una volta inserito il documento di spesa, il sistema vi consentirà di allegare, se già disponibile, anche la relativa attestazione di pagamento o documento di liquidazione. Il campo denominato attestazione di pagamento comparirà sotto il campo documento. Per inserire l'attestazione del pagamento, si clicca sul pulsante Nuovo, che apre la sezione dedicata. Da qui è possibile compilare i vari campi, caricare il file PDF dell'atto di liquidazione premendo il pulsante Aggiungi e, una volta completato l'inserimento, confermare il tutto premendo il pulsante Inserisci. Vi ricordiamo che, fatti salvi i casi della rendicontazione di un anticipo già ricevuto e di una rendicontazione a saldo, è possibile inoltrare richieste di pagamento anche se l'ente non ha ancora perfezionato tutti i pagamenti relativi alla documentazione di spesa inserita. Non appena disponibile, tale documentazione andrà integrata nelle singole voci di spesa, procedendo poi al reinvio della stessa richiesta di pagamento. Non è possibile presentare nuove richieste di pagamento se non si completa la rendicontazione di tutte le precedenti inviate. L'inserimento dei giustificativi di spesa può avvenire anche in più riprese. Per poter inviare una richiesta di pagamento alla Fondazione è necessario compiere le seguenti operazioni. Selezionare i documenti di spesa che si intendono inviare, utilizzando nel caso il pulsante di selezione multipla. Confermare la selezione con il pulsante Inserisci selezionati. Vi verrà comunque richiesta conferma dell'inserimento dei giustificativi selezionati in una richiesta di pagamento. A questo punto, nella sezione Richieste di pagamento, apparirà una nuova richiesta in stato non inviata. Si può accedere ai contenuti della richiesta di pagamento utilizzando l'icona di modifica, posta sul lato sinistro. Ogni richiesta di pagamento è composta da un'intestazione e dalla sezione dei giustificativi di spesa inseriti. La sezione Richiesta di pagamento va completata valorizzando tutti i campi contrassegnati con il simbolo dell'asterisco. Nel campo Tipo di richiesta di pagamento è necessario indicare se si tratta di una tranche parziale o del saldo del contributo. Nel campo Modalità di pagamento si dovrà selezionare Bonifico bancario. Nel campo Banca si potrà scegliere tra i rapporti che l'ente ha indicato in anagrafica. Vi raccomandiamo quindi di tenere sempre costantemente aggiornati i dati del vostro ente. Nella sezione Giustificativi verranno riportati i documenti di spesa che sono stati precedentemente selezionati. Per poter procedere all'invio di una richiesta di pagamento occorre stampare il modello generato automaticamente dal sistema con il pulsante Stampa disponibile nella sezione Richiesta di pagamento, oppure entrando nell'elenco delle richieste e utilizzando l'icona posta a sinistra. Firmarlo a cura del legale rappresentante dell'ente o suo delegato. Riallegarlo nell'apposito spazio, utilizzando il pulsante Aggiungi all'interno della richiesta. Una volta completato l'inserimento, bisognerà procedere all'invio della richiesta di pagamento con il pulsante Salva ed invia o dalla lista generale delle richieste di pagamento tramite l'apposito comando. Dopo l'invio non è più possibile operare delle modifiche alla richiesta di pagamento, che passerà alla Fondazione per le verifiche e i controlli. In seguito ai controlli effettuati, la richiesta di pagamento inviata potrà trovarsi in uno dei seguenti stati. Accolta. In tal caso si troverà anche l'indicazione dell'importo che verrà erogato. Accolta in attesa di attestazioni di pagamento. Il sistema rileverà in automatico l'assenza totale o parziale dei pagamenti relativi ai giustificativi di spesa inseriti nella rendicontazione. Se la richiesta di pagamento è in questo stato, non può essere inserita una nuova richiesta di pagamento prima di completare il caricamento delle attestazioni mancanti. Richiesta integrazione. In tal caso sono necessarie integrazioni dei documenti di spesa o di altra tipologia di documentazione. Vi ricordiamo che non vanno sostituiti i documenti già presenti,
ma aggiunti quelli eventualmente richiesti. Non accolta. In questo caso, i documenti di spesa legati alla richiesta di pagamento vengono riposizionati nella sezione Documenti richieste di pagamento e possono eventualmente essere inseriti ex novo in una richiesta di pagamento con le modifiche necessarie. Nei casi in cui la richiesta sia in stato di richiesta integrazione o non accolta, la Fondazione darà indicazioni delle motivazioni del mancato accoglimento o della richiesta di integrazione che sono evidenziate nella richiesta di pagamento nell'apposito campo. In alternativa, è possibile entrare nella sottosezione Giustificativi, verificare nella lista quali evidenziano criticità, entrare con il pulsante Modifica nella riga dedicata al giustificativo e verificare le motivazioni del mancato accoglimento o della richiesta di integrazione. Si potrà procedere con l'invio di un'ulteriore richiesta di pagamento solo in seguito all'accettazione da parte della Fondazione della richiesta di pagamento precedentemente inviata o dopo il completamento della stessa, verificato ed accettato dalla Fondazione con le integrazioni richieste o con le attestazioni di pagamento non inserite nel precedente invio.